L'incontro con la delegazione di Confartigianato e la Camera di Commercio Italiana e poi un pomeriggio dedicato al beauty, alla moda, gioielli e al cibo. Giornate piene di impegni per la Regione Marche e l'Expo di Dubai. Abbiamo presentato prodotti altamente innovativi di grande qualità in tutti i settori, ha detto il vicepresidente Mirko Carloni. Le potenzialità di crescita per l'export marchigiano sono enormi e continueremo a sostenere le nostre aziende che ci hanno fatto fare una splendida figura di fronte al mondo. Bisogna in qualche modo prima creare delle relazioni per poter essere credibili e poi bisogna dare stabilità, quindi questo posto un mese è benissimo, secondo me bisogna pensare a qualcosa che duri un po' più di un mese e farlo diventare davvero un marketplace stabile per la nostra identità. E tra le aziende protagoniste nei giorni scorsi c'è stata Collesi Beauty, che ha presentato in esclusiva mondiale la sua innovazione nell'ambito della cosmetica. Infatti la grande esperienza maturata dal gruppo sulle birre artigianali ha dato vita a una gamma di prodotti e trattamenti rivolti alla cura della pelle e del corpo con i principi attivi e salutari della birra. Un'esperienza molto positiva, è stata molto bello sia l'evento che anche la possibilità di incontrare parecchi investitori, parecchie persone interessate a distribuire i nostri prodotti. Quindi concludiamo bene questo evento con la cena interamente realizzata da cuochi della Regione Marche, soprattutto dai ragazzi della squadra dell'Istituto Alberghiero di Piobbico, e ormai contiamo di rimanere qua su Dubai anche per nuove iniziative. E ringraziamo fortemente la Regione Marche per averci dato questa importante opportunità di crescita del progetto e soprattutto un inizio, perché per noi questo è un inizio qui a Dubai delle opportunità future che poi si andranno a creare, che qualcosina già è nata in questi giorni ma che abbiamo intenzione di sviluppare nel futuro, insomma. Al centro di Dubai invece è stato inaugurato lo showroom allestito fino al 31 marzo da 8 eccellenze del territorio marchigiano riunite nel progetto Artisan Emotion per fare breccia nel mercato di Medio Oriente, Africa e India. A rappresentare la provincia di Pesaro Urbino anche Giorgio Aguzzi di Old Gold, un'azienda orafa di Fossombrone. Penso che questa sia una grande occasione per noi, per le piccole aziende come noi che in qualche modo vogliono affacciarsi a nuovi mercati, anche se per quanto riguarda la nostra realtà siamo già in qualche modo presenti da diversi anni attraverso le fiere qui negli Emirati, però in questo modo pensiamo di poter puntare più in alto, puntare a conoscere nuovi operatori, nuovi distributori, quindi ampliare la nostra fetta di mercato e un'azione che sicuramente da soli non saremmo riusciti assolutamente a fare. Quindi la nostra è una grande soddisfazione e il nostro ringraziamento va veramente alla Regione, alla CNA, a tutti coloro che hanno lavorato in questo progetto, perché ci danno la possibilità veramente di proporci e soprattutto di affrontare anche nuove sfide, che sicuramente ci piace affrontarle e ci sentiamo anche più sicuri attraverso appunto questi aiuti, questi sostegni che in qualche modo penso ci diano la possibilità di spaziare e di orientarci non solo al mercato emiratino ma a tutti i paesi del Golfo e di questa grande area. All'Expo anche la moda Made in Marche. Dal 21 al 24 febbraio l'azienda temporanea di imprese realizzata da Creazioni Italiane, Pignotti Ulderico e Officine Modelli ha partecipato ad incontri d'affari con distributori e commercianti locali. L'occasione è servita per mettere in evidenza le loro ultime collezioni, pensate per soddisfare i gusti raffinati del mercato medio orientale e far comprendere il valore della qualità che spesso supera il brand. Speriamo vivamente che questa serata non sia solo una conclusione ma un augurio di un prospero futuro per le nostre aziende in questo territorio.